Come la iscriviamo la bambina al dottore della ASL? Non lo so, stavo domandando a mia moglie. Non si può, qua ci vuole personale. A lei è capitato di fare un po' la trottola? No, sono andato, mi hanno mandato, qua non ci stava nessuno, stava in malattia l'addetto. Poi mi hanno mandato a Rutigliano, da Rutigliano mi hanno mandato a Mola. Alla fine è riuscita a risolvere il problema? A Mola poi l'ho risolto, però dopo un mezza giornata. Non è normale che manca una persona e si paralizza tutta una serie Noi, di informazioni. Noi come abitanti siamo più di un paese di 28.000 abitanti. Non è giusto. È chiuso perché il collega ha preso un po' di giorni di malattia la scorsa settimana, poi aveva già fatto la domanda e ha preso dal 4-5 giorni di ferie. Ma è possibile che ci sia una sola persona e che se manca questa persona questo è il problema. Fa 48 sì, tutto un paese. Sì, fa 4-4 tutto, quella persona è proprio scattata di lavoro, guarda, quando da solo, da solo non ce la fa, non ce la fa proprio. Scusami, i pacienti. E allora perché? Che a noi non ci ascoltano proprio, ma tu di chi? E i pacienti, che succede? Avete chiesto di sostituire questa persona o di dargli una mano? Ma avete chiesto, e il problema è che devono andare, cioè è i dirigenti che non si muovono, non hanno personale. Venga, hanno messo i bigliettini, i bigliettini, così fa il oggi CUP a Rutigliano. Cioè, come fa una signora di 80 anni sola ad andare a Rutigliano? È giusto. Uno che non ha la macchina. Ma questo dovete andare a sollecitare i dirigenti, prendere i dirigenti. Ma devono risolvere il problema.